Ancora Vagnati, poi Lolaico rinvia, c'è Nolè anche di Fiordo, l'arbitro fa continuare, Nolè, c'è solo Pedotti, ancora Nolè, la conclusione, la Potenza che segna, la rete di Nolè, Potenza in vantaggio, Nolè, Nolè mette il pallone in rete, e va ad esultare, e qui c'è stata la grande sbavatura del Benevento, grande leggerezza del Benevento, Luca. Forse c'era un mezzo fallo su Di Fiordo che è scivolato e quindi ha perso Nolè che è entrato solo in area, in diagonale, ha fatto secco il portiere. Hanno protestato i giocatori del Benevento, ma l'arbitro ha fatto segno che era tutto regolare. Peccato perché proprio nel momento in cui il Benevento stava crescendo è arrivato questo gol del Potenza. Potenza in vantaggio e questa sbavatura giallorossa è costato il gol con Nolè che poi non è stato proprio un fulmine di guerra nel corso di tutta la partita. Invece il suo gol e la sua prodezza personale consente al Potenza di passare in vantaggio. E adesso che partita sarà? Lo vedremo dalla reazione del Benevento.